Stefano Di Stasio, membro dell'Associazione ARA, Aziende Riunite Agrituristiche, e dell'Associazione Osservatori Casertano, ex amministratore unico della società editrice Frammenti. Ha avviato con la sua famiglia una piccola attività di agriturismo a Rubiano, dove produce olio e vino acquisendo anche i diplomi di sommelier e di assaggiatore di formaggi. Grazie, buonasera a tutti. La sintesi della presentazione è chiaramente spostata sulle attività non professionali, la cosa che riguarda stasera. Io ho due disagi, perché stasera non è il disagio di parlare in pubblico, perché l'attività professionale l'ho fatto davanti a diversi uditori, talvolta anche cinesi. Però è l'argomento che è molto distante da quello che è tipico che si affronta nell'ambito della mia professione. Io mi occupo di tecnologie applicate ai sistemi di trasporto, mi occupo di mobilità sostenibile, di nuove tecnologie in generale. Comunque il tema della modernizzazione è molto vicino, all'argomento mio lavorativo. Le cose che sono state dette in riferimento, alla motivazione del perché io stasera sono qui a parlare, sono in sostanza, poi lo spiegherò meglio alla fine, l'applicazione concreta di quello che è il mio modo di intendere, la salvaguardia della identità. L'associazione ARA, consentitemi solo questa breve digressione, l'abbiamo costituita persone diverse tra alcuni imprenditori agricoli, io che non lo sono del tutto, abbiamo fatto un'associazione per valorizzare un territorio, quello del Medio Volturno, attraverso un'attività che tipicamente punta al recupero dei valori, della cultura contadina, e dell'utilizzo del tempo libero in un ambiente di tipo agricolo. Non mi soffermo oltre su questo perché andremo fuori tema. La seconda associazione è invece un'associazione cittadina, per così dire. Osservatorio Casertano è un'associazione che ha avuto anche delle cose similari sulla capoluogo di Napoli, che si chiamava Diametro. È un'associazione fatta da professionisti, da tecnici, da avvocati, da esperti di varie discipline, che mette sotto osservazione le scelte di impatto territoriale che fanno le istituzioni della politica, e si pone talvolta al loro fianco suggerendo e appoggiando, e talvolta criticando, contrastando, se possibile, in maniera sempre costruttiva. In mezzo c'è questo aspetto della imprenditorialità, appunto, è un altro aspetto per promuovere un certo recupero dei valori, e infine la parte editoriale. Frammenti era una piccola casa editrice che esisteva fino a poco tempo fa, che produceva dei testi, alcuni sono qui, li ho portati, e poi ve ne darò anche una spiegazione, dei testi che tendono a valorizzare ancora una volta le peculiarità del territorio. L'ultima produzione di Frammenti, giusto per citarvela, è stata un testo di raccolta di favole del territorio casertano, scritte in dialetto, in inglese e in italiano, e arricchite da alcune serigrafie di un pittore del borgo di Casertavecchia. Il lavoro è stato fatto da un ricercatore casertano che oggi insegna a Boston, e quindi praticamente è un'opera che ha avuto, tra l'altro, numerosi riconoscimenti. È stata prodotta anche in un cofanetto pregiato di Perce, queste sono altre cose. Quindi, attraverso questo breve scorso vi spiego perché sono qui stasera a parlare di un argomento che è tipicamente abbastanza distante dalle mie corde. E comunque la metodologia da ingegnere me la dovete consentire. Io tendo sempre a scomporre gli argomenti che devo affrontare in maniera proprio cartesiana, andando a prendere i vari pezzettini, analizzandoli e poi cercandoli di ricomporre. E quindi stasera il tema del convegno presenta, secondo me, due trade-off, un
termine inglese, diciamo che non è un'equivalente in Italia, potremmo dire due contrasti: la modernizzazione verso la salvaguardia. La modernizzare significa trasformare, modernizzazione è qualcosa che tende sempre a contrastare, diciamo così, quello che esiste, e di conseguenza sarebbe più opportuno parlare di conservazione e salvaguardia. L'identità l'ho portata al Mediterraneo. L'identità, come ha ben spiegato anche il professor Cavalcanti, è qualcosa che nella nostra mente fa venire in mente un unicum, una qualcosa di unitario. Il Mediterraneo è tipicamente, come abbiamo visto, un luogo policentrico, quantomeno policentrico, in cui addirittura esistono dei contrasti tra delle alterità, sono state dette giustamente delle alterità, tra poli opposti. Quindi nel tema del nostro convegno noi troviamo già due difficoltà enormi: la modernizzazione, coniugare modernizzazione e salvaguardia, coniugare identità e mediterraneità. Si direbbe un tema vasto e difficile da trattare, che presenta molte, moltissime declinazioni. Potremmo parlare di quella urbanistica, potremmo parlare di quella economica, di quella religiosa, di quella politico-culturale, delle forme istituzionali, delle democrazie, piuttosto che non degli altri sistemi meno democratici che esistono sulle coste del Mediterraneo. Verrebbe in mente, diciamo, di trovare delle soluzioni, ma ovviamente non possono esistere delle soluzioni preconfezionate. Ci esporremmo, diciamo, a quella battuta molto nota di De Gaulle, che mentre passeggiava per i Campi Elisei insieme allo scrittore fu apostrofato da una signora che evidentemente non gli voleva bene e disse: morte agli idioti. E lui, continuando a passeggiare, disse: basta programma, rispose. Ecco, quindi per evitare di fare una cosa di quel genere, lasceremo l'individuazione delle soluzioni agli specialisti dei vari settori. Quindi diciamo che cominciamo con l'elemento modernizzazione. La modernizzazione è il processo che porta alla modernità. Il concetto di modernità è un concetto, e qui mi allontano ancora una volta e chiedo scusa dagli specialisti, è un concetto che viene dalla storiografia. La storiografia del Settecento di tipo europeo ha cominciato a parlare appunto di suddivisione delle epoche in evi. Quindi c'è l'evo antico, che è quello che Marx poi caratterizza con la produzione di tipo schiavistico, c'è il medioevo, che poi è quello che Marx classifica con la produzione di tipo feudale, c'è l'evo moderno, che nasce tipicamente intorno ai secoli XIX e XX, e che sempre Marx associa alla produzione capitalistica. La modernizzazione è il processo verso la modernità, ma la modernità è la rottura con tutta quella parte, diciamo, di tradizione che si è fermata con la rivoluzione francese fondamentalmente. Il processo verso la modernizzazione è un processo scientificamente studiato. Ci sono degli studiosi Martinelli è uno di questi che l'ha classificato attraverso delle fasi che mi piace leggere perché sono estremamente chiare e la sequenza è molto ordinata. È un'insieme di fenomeni interdipendenti che riguarda lo sviluppo scientifico-tecnologico, il controllo dell'ambiente naturale e dell'incremento demografico, l'industrializzazione, il mercato capitalistico, la specializzazione delle sfere di vita sociale, la trasformazione delle classi e della mobilità sociale, la formazione di stati nazionali, la mobilitazione politica, la secolarizzazione, l'affermazione di valori di individualismo, di utilitarismo, di razionalismo, la mobilità territoriale e l'urbanizzazione intensiva, la crescita dell'istruzione e della cultura di massa, lo sviluppo della comunicazione e infine la compressione di tempo e spazio in funzione delle esigenze della produzione industriale. Questa è una sequenza che, se la rileggiamo veramente con più calma e più soffermandoci su ogni parola, è una sequenza veramente che scandisce le fasi di un processo di trasformazione, di modernizzazione, chiedo scusa. Nella modernizzazione però si è insinuata anche la globalizzazione, un altro termine che abbiamo sentito stasera. La globalizzazione è sostanzialmente l'esportazione del nostro modello di modernizzazione al resto del mondo. Chiedo scusa ai sociologi se la faccio facile, ma dovrebbe essere così. Questa visione è nata nella scuola di pensiero di
po' tra il cavallo tra l'economia e la sociologia, in base a un economista sociologo americano che si chiama Fukuyama, il quale ha scritto un libro che si chiama La fine della storia dell'ultimo uomo, il quale al momento della fine della guerra fredda, diciamo, della caduta dei due blocchi, immaginava che sarebbe seguito un periodo di progresso, di pace, di evoluzione, e tutto sommato, diciamo, si sarebbe affermato in tutto il mondo un modello di tipo neoliberista, e ovviamente tutto questo sarebbe andato sotto l'ala protettiva degli Stati Uniti d'America. Diciamo che guardando le cose a distanza di una ventina d'anni, forse anche più di quando noi le ha concepite, le cose non stanno andando così, soprattutto la globalizzazione, cioè questa modernizzazione non avviene in modo omogeneo in tutto il mondo, ma soprattutto non avviene secondo un modello che noi occidentali e noi europei ci siamo immaginati, tanto basta guardare quello che sta accadendo nelle economie di tipo asiatico. Gli effetti della la globalizzazione è un qualche cosa appunto ancora più endemico, più coinvolgente, più impattante rispetto alla modernizzazione e all'estremizzazione della modernizzazione. La globalizzazione produce effetti su persone, su cose, su mondi. E nella la prima diciamo, analisi che è stata fatta sulla globalizzazione è quella proprio sulle persone. Quali effetti si inducono per effetto della globalizzazione? Nella storia, tipicamente la politica sociale era svolta dagli stati-nazione, dentro gli stati-nazione dalle città. Che significava la politica sociale? Significava che uno Stato era in grado di provvedere a se stesso, di provvedere ai propri cittadini, e dentro gli stati-nazione le città provvedevano ai propri cittadini. Bene, nella globalizzazione questo non è più vero. C'è una frattura tra politica ed economia, soprattutto quando nell'economia mettiamo dentro tanta finanza. Cioè sostanzialmente, dice Bauman, che è un grandissimo, forse il maggiore sociologo vivente, quello che a me piace tantissimo, diciamo, pur essendo molto distante dalla mia formazione, dice Bauman, quando lo Stato rompe il matrimonio con la società, allora in quel momento, diciamo, si crea una società globalizzata, proprio perché era lo Stato il garante di una certa unitarietà della società. E quindi la società globalizzata è sottoposta a nuove gerarchie sociali. Ci sono gruppi di persone che possono scomporre la propria identità, andarsela a riprendere altrove, rimanendo quelli che sono, ma portando, diciamo, il proprio vissuto in un altro luogo. C'è chi invece se la vede attribuita entrando in una comunità che fino a quel momento magari non conosce, e chi invece non l'ha né ora né mai, non l'avrà mai, sono quelle terze classi, diciamo così, che sono disconosciute, sono in senza casa, sono i nomadi, sono la classe sottoproletaria. Questa gerarchia così nuova che si viene a comporre rispetto a quella dei ceti, a quella delle classi, che era quella statica che veniva fuori dalla classica storiografia e dall'analisi sociologica del passato, è una gerarchia anch'essa molto mobile, mobile perché i fattori che la producono sono mobili, sono variabili. E quindi, pur essendo ciascuno di noi, ciascuna persona inserita in una di queste categorie, è sottoposta a una paura, la paura che è lo spettro dell'esclusione da queste classi. Ecco, quindi Bauman dice che la nostra è una società liquida, proprio per dare l'idea di una certa fluidità, si può passare da una classe all'altra rapidamente. Se noi guardiamo varie trasmissioni su quello che ci accade intorno nel mondo del lavoro, capiamo benissimo che cosa si vuole dire con questi discorsi. Dentro questa gerarchizzazione per classi c'è un fattore di stratificazione, che non è più quello del censo di nascita, che non è più quello del tipo di lavoro che si faceva, che era appunto un valore, per riprendere quello che diceva anche prima il professore, che era il valore che si usava prima nella gerarchia precedente. Oggi c'è un nuovo fattore stratificante, questo fattore, che a me è molto vicino appunto, è la mobilità. La mobilità delle persone è il vero fattore di stratificazione nelle società globalizzate. Praticamente ci sono persone che si possono muovere ovunque,
possono ricomporre appunto la propria identità in altri luoghi, spostarsi continuamente. Ci sono persone che non lo possono fare, che sono vincolate al proprio luogo di appartenenza. Queste persone sono meno libere rispetto alle prime. Quindi la vera, il vero fattore, la vera ricchezza che c'è oggi è quella della cosiddetta libertà di movimento. In realtà oggi, più che le singole persone, siamo tutti in movimento, sono in movimento i gruppi, sono in movimento le società stesse. Che significa questo? Se noi pensiamo per esempio le aziende che non hanno più una territorialità, si spostano continuamente in funzione di dove trovano i fattori di produzione più convenienti. Diciamo che la società attuale non consente il mobilismo, non consente la staticità, al massimo consente, diciamo, di ridurre l'ampiezza del movimento, ma qualcosa deve essere sempre e comunque in movimento. Possiamo avere quindi movimenti reali e fisici, ma possiamo avere anche movimenti virtuali. I movimenti virtuali, uno può girare il mondo, stando nella propria poltrona, girando i canali satellitari, vede delle isole del Sud America e le conosce, diciamo, attraverso le trasmissioni. Diciamo, riusciamo a conoscere situazioni, luoghi che prima non si potevano conoscere per effetto appunto di questa possibilità di movimento, intesa in senso largo, sia ben chiaro, stiamo dicendo appunto mobilità di persone, mobilità di cose, di aziende per esempio, di fattori di produzione, mobilità di dati, di informazioni. Oggi pensate all'uso delle email che ci consentono di poter scrivere una lettera e consegnarla istantaneamente nell'altro capo del mondo. E sono delle cose queste che stravolgono il funzionamento della società. Siamo, come diceva Pascal, probabilmente tutti in uno stesso cerchio che ha un unico centro ovunque, ma che dal quale cerchio poi la circonferenza non si sa dove sia. Noi in fondo in questo tipo di mondo non siamo mai a casa nostra, possiamo sempre pensare di poterci spostare, siamo tutti nomadi e forse, diciamo, siamo turisti, possiamo scegliere di essere turisti o vagabondi, cioè con questa differenza Bauman identifica, diciamo così, colui si sposta per scelta più che per diletto. Il turista secondo Bauman è colui che sceglie di andare a lavorare in un posto piuttosto che un altro, che sceglie di andare a fare imprese in un posto piuttosto che un altro, che sceglie di risiedere in un posto piuttosto che un altro. Il vagabondo è colui che si sposta per necessità, quindi il vagabondo è colui che un posto vale l'altro. Ecco, questi sono gli effetti della globalizzazione sulle persone. Ma non finisce qua, perché la globalizzazione è una specie di virus, chiamiamolo così, che agisce anche su spazi e su luoghi. Anche qui la storia del passato ci insegna che si facevano le guerre di conquista di territori. E chi le faceva queste guerre? Le facevano gli stati-nazioni. Oggi le guerre di conquista dei territori non hanno granché senso. Oggi si fanno sfide di gruppi o di singoli per cancellare vincoli territoriali, per muoversi liberamente o globalmente. Quindi per esempio, appunto, di nuovo l'esempio delle aziende che scelgono di spostarsi, non c'è più niente che le possa fermare spostando i propri fattori di produzione. Diciamo che viviamo in una società con confini incerti. Gli stessi stati, se noi pensiamo, sono sottoposti a dei vincoli di sovraterritorialità. Per esempio, se noi pensiamo alle organizzazioni plurinazionali, le organizzazioni non governative, i fondi mondiali, dell'economia, le organizzazioni monetarie, sono tutte queste ordinate a un livello superiore a quello degli stati-nazioni. E anche questo è un effetto della globalizzazione. Quindi diciamo che i nuovi spazi che la globalizzazione vorrebbe creare sono spazi quasi senza confine, sono dai confini incerti. Questa perdita di contatto con il territorio, con non essere nomadi, non avere un punto di riferimento certo, determina nelle persone anche una perdita identitaria, evidente. Dove risiede l'identità delle persone poi in realtà? Se noi andiamo a
considerare la formazione degli spazi, negli spazi, diciamo, gli antichi romani parlavano, usavano due termini, civitas e urbs. Civitas era la cittadinanza, urbs era il costruito. Bene, praticamente lì dentro, nell'urbe, nella civitas, risiedeva l'identità del cittadino. Nel momento in cui si interviene con la globalizzazione, questi spazi vengono trasformati, cioè non esiste più uno spazio identitario perché sembrano tutti uguali. La globalizzazione induce a produrre spazi uguali per tutti, dappertutto. Voi pensate alle diffusioni delle grandi catene McDonald's, pensate a quello che la grande diffusione dei centri commerciali che arrivano dovunque. Sono spazi tutti uguali. Se voi non visitate uno da una parte e dall'altro capo del mondo, sarà assolutamente identico. Ci sarà anche la stessa disposizione dei negozi dentro il centro commerciale, la stessa disposizione sugli scaffali e così via. Quindi un'utilizzazione che la globalizzazione fa degli spazi è un'utilizzazione assolutamente indifferente alla posizione sul territorio. Mentre noi sappiamo che l'identità del passato era legata alle città. Ecco, le città dove avevano la propria, il proprio fulcro, il proprio cuore? Lo avevano negli spazi di relazione. Gli spazi di relazione erano tipicamente gli ambienti pubblici, la piazza, le agora, diciamo, erano luoghi di confronto dove avvenivano scambi, dove c'era, diciamo così, l'incontro tra le persone. La valorizzazione degli spazi di relazione era una caratteristica dell'urbanizzazione dell'epoca dei Romani. E praticamente oggi noi stiamo disperdendo questo tipo di valore, questo tipo di identità. Il Mediterraneo, se spostiamo il ragionamento sul Mediterraneo, è una piazza un po' più grande, riprendo quello che diceva prima il dottore D'Urso, è una piazza dove sostanzialmente, al di là dei conflitti, al di là dei fattori di comunanza, sono sempre avvenuti degli incontri, a volte dei contrasti, ma comunque diciamo hanno proliferato scambi commerciali, scambi culturali. Il Mediterraneo ci ha lasciato delle grandissime eredità, basta pensare alla logica greca, basta pensare per esempio alla forma di Stato dell'impero romano, basta pensare a tutti quelle vestigia storiche che abbiamo ancora oggi. Bene, diciamo, il Mediterraneo è un luogo dove il concetto di identità deve trovare ancora, diciamo, singolarmente preso sulle varie città, esiste ed è estremamente forte e caratterizzato. Tuttavia, nel Mediterraneo appunto esiste questa visione pluripolare, diciamo, non esiste una sola identità. Ci sono degli studiosi che pongono l'accento sulla visione, diciamo così, unificante di determinati fattori. Senz'altro nel Mediterraneo noi possiamo trovare fattori che sono unificanti, per esempio nel campo dell'alimentazione, nel campo delle coltivazioni per un fatto climatico. Possiamo trovare in determinate situazioni anche fattori diciamo di tipo culturale che possono essere similari. Bene, poi ci spostiamo sugli aspetti religiosi, sugli aspetti politici e cominciamo ad avere delle differenziazioni, diciamo. Ecco, quindi la possibilità di costruire una identità passa attraverso sembra quasi che voglia dare una soluzione, quindi contrariamente a quello che avevo detto prima, però diciamo un percorso che può portare a un'eventuale soluzione è proprio quello di cercare di conciliare nelle generazioni future questo concetto pluripolare della identità mediterranea, cercando di portarlo a un concetto identitario attraverso uno sforzo che deve essere lo sforzo di mettere, diciamo, a fattor comune quelle diversità, cioè renderle come se fosse una diversa gamma all'interno di una stessa unitarietà. Bene, io vorrei concludere dicendo, questa è una grande sfida, attenzione, questa è una grande sfida che non si può concludere in una generazione, senz'altro è una sfida che deve essere portata avanti dalle generazioni future, dagli stati frontalieri che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi non si può circoscrivere all'interno di
di un luogo, di una città, di una nazione o più ancora di una piccola regione. Io credo che poi una soluzione per le nostre problematiche identitarie e di modernizzazione territoriali esiste soprattutto guardando altrove, guardandoci intorno. Io sono questa sera, perché l'invito anche io l'ho ricevuto come dottor Arrigo da Marisa Callisto, frequentando Facebook, appunto siamo ancora una volta su una realtà virtuale, per un semplicissimo post che avevo messo sul ritorno da un viaggio in Provenza. Io ho girato a lungo e largo la Provenza, una settimana abbiamo fatto 3.500 km di ricerca, soffermandomi in vari luoghi, e mi ha colpito una visione di tipo sistemico che quella regione aveva, cioè nel senso che era tutto a posto, dovunque si andava era tutto perfetto, non c'era nulla fuori posto, non un sacchetto della spazzatura, no? Non un autobus ammaccato, non una macchina parcheggiata sul marciapiede, diciamo, e poi tutto inserito in un contesto così armonico di rispetto della natura. Io, questa visione di sistema che troviamo, le cosiddette best practice, che dicono un po' in termini di produzione, no? Le aziende, le best practice dell'armonia del territorio, del rispetto del territorio, della salvaguardia, e non si deve rinchiudersi dentro un provincialismo che ne fa poi, su tutto sommato, soltanto un aspetto, soltanto un luogo museale all'aperto, che non va bene, perché altrimenti si realizzano dei villaggi che diventano abitati dai pendolari che vanno ad aprire i negozietti il giorno e poi la sera ritornano a casa. Ecco, noi non vogliamo salvaguardare i nostri territori facendo questo. Diciamo, probabilmente i territori devono rimanere abitati. Il primo successo è quello di non svuotare i territori rispetto ai residenti. E l'ultima cosa che vorrei dire è, nell'aspetto di intervento non bisogna aspettare il famoso lasciate passare il detto napoletano padrillo dal cielo, in questo senso, cioè le prime persone, i primi fattori di successo di un eventuale intervento che può anche poi essere aiutato dall'esterno deve essere il cittadino, il residente, e questo spiega perché nel mio piccolo, con alcuni amici abbiamo fatto queste associazioni, paeseggiando è una cosa estremamente simile. Io sono molto lieto stasera di essere stato qui con voi. Grazie.